Una delle caratteristiche, diciamo, di Marte Live, tutto il mondo Marte Live, è stata sempre quella di rinnovarsi e di stare sempre alla ricerca di quello, di quello che accade, diciamo, nel mondo, in giro. Quali sono le nuove, le innovazioni? Come possiamo sfruttarle al massimo, le innovazioni? Diciamo queste cose. Infatti abbiamo, ad esempio, all'interno di Marte Live, la sezione formazione live, che è quel settore del Marte Live System che si occupa appunto di formazione, dove noi parallelamente facciamo reddito perché alla fine sono gli stessi elementi di Marte Live che fanno la formazione e quindi già la prima cosa, reddito. Poi formiamo le nuove leve, le persone che dobbiamo mettere, che mettiamo a lavorare. Perché prima magari i nuovi che prendevamo, cioè già 3-4 mesi solo per spiegargli come funziona, invece attraverso il corso capiscono come funziona e poi li inseriamo nelle varie attività che noi facciamo. Altra cosa interessante di formazione live è quella che ci permette di conoscere delle persone chiave. È fondamentale all'interno diciamo, del mondo dello spettacolo, perché oltre alla musica e all'etichetta ne facciamo anche ci occupiamo di tutte le altre attività, cioè nel teatro, anche nella pittura, abbiamo creato un corso sulla curatela per dire. E cosa più importante, mentre noi facciamo formazione, quindi invitiamo gli altri, facciamo pure, come dire, formazione noi stessi. Cioè noi ci formiamo, quindi è una sorta di ricerca e sviluppo fatta attraverso il progetto Formazione Live. Quindi una delle cose fondamentali che secondo me una band deve fare è stare costantemente alla ricerca, cioè studiare ogni giorno, andare a studiare cosa stanno facendo, come fanno le altre band a fare successo, cosa stanno facendo, con chi. Non solo le date, eh. Non solo a spizzare le Le date, date è una è cosa, chiamare ma queste anche cose. quali sono, ad esempio, dei sistemi di promozione che funzionano. E qual è, ad esempio, un ufficio stampa che vale rispetto a un altro? Quali sono delle forme di promozione gratuita? Come si possono trovare soldi? Quali sono i bandi che esistono, ad esempio, dei bandi? Si possono trovare soldi, Questo è come, cosa? Beh, comunque c'è la struttura Puglia Sound che comunque, cioè, apre spesso dei bandi Sì, per... no, era una battuta perché insomma, è un Ah. assillo come trovare soldi. È un assillo, però Ah, molti sì, non lo dai, fanno. fatemi Ma è un assillo, ma molti non lo fanno. E purtroppo è un passaggio obbligato. La sezione, ripeto, voi non c'eravate, prima cosa che ho detto, il settore fundraising all'interno di un progetto è fondamentale. Perché la prima cosa che uno deve capire è come trovo i 15.000, perché se io non ho 15.000 euro, tanto sto progetto mi muore. Se io non ho quei 15.000 euro per pagare e figure necessarie, tanto sto progetto arriva, a meno che non c'è un prodotto veramente che è una bomba. E allora va, in qualche modo va, in qualche modo qualcuno si accorgerà di voi, qualcuno investirà su di voi. Però all'inizio la prima cosa che uno deve capire è questo. È difficile, però se uno ogni giorno si mette e fa un'ora al giorno. Un'ora al giorno, io per un'ora al giorno sto su internet a cercare notizie che possono, come dire, essere utili ai fini della crescita del progetto. Che è successo? scaricato forse già. No, vai, vai tranquillo. Questa, no, questa ora in più ogni giorno dedicata a questa attività è praticamente come le 2 ore che voi fate ogni giorno in sala prove. Cioè questa è un'altra un'ora che vale la pena, se la fate in quattro, se sono 4 ore, poi ci si confronta, è un altro aspetto che prescinde. Su internet, ragazzi, andate su internet, poi fate questo che state facendo, cioè tipo voi avete avuto la fortuna che adesso c'è questo workshop qui e noi vi stiamo dando le informazioni, ma ne esistono tantissime in giro per l'Italia. Forse magari può avere un costo spostarsi, qui è gratuito, è un'ottima cosa. Però molte volte l'informazione è una rendita. Andare, trovare informazioni che sono preziose, cioè molte volte può essere utile. Quindi, andando da casa c'è internet che è una fonte gratuita e preziosissima. Ogni giorno andare sui siti di settore,
E quindi, come dire, curiosare, leggere e capire, prendere appunti e poi mettere in pratica. Questa è una cosa che vi tornerà molto utile. Se voi ogni giorno dedicate un'ora a fare questa cosa, alle brutte lo potete pure fare per gli altri, eh? Quello che dicevo prima, no? Cioè, alla fine io non conosco, molti dei musicisti che hanno fatto successo, ricordatevi che l'80%, se non il 90%, erano i primi manager del gruppo. Cioè, il leader del gruppo, in molti casi, è stato anche quello che gli ha fatto da manager, gli ha fatto da grafico, gli ha fatto da booking all'inizio, gli ha fatto di tutto. Oltre a scrivere le canzoni, andare sul palco, suonare, guidare il pulmino, e guidare la macchina, e andare a prendere... Cioè, il primo manager è l'artista stesso. E dove trova queste informazioni? Le deve trovare, le deve capire, le deve studiare. Quindi questa è la prima cosa che, secondo me, è una delle tante cose che va fatta e va messa in conto. Se no, se si suona e basta, si finisce che dopo un po' forse si finisce completamente. Perché non si può suonare a vita se poi non ci sta, come dire, un ritorno reale. Bisogna anche suonare con una strategia, cioè nel senso fare 3 mesi, 4 mesi di tour, poi comunque fermarsi. Quindi studiare appunto gli altri, come fanno gli altri, e uno prende gli appunti, capisce, pensa, pianifica e insieme poi si fa una strategia. Quindi una delle caratteristiche dell'etichetta è stata sempre questa di innovarsi. Noi stiamo sempre alla ricerca di nuove cose, nuove informazioni che possono essere utili. E infatti questo qua è Formazione Live, questi sono i corsi di Formazione Live. Abbiamo un corso per produttori discografici e organizzatori di eventi musicali. Infatti prima mi dicevi, ma questo è proprio specifico per produttori e organizzatori di eventi musicali, non è per dei musicisti, esistono altri corsi in giro. Fundraising per eventi e prodotti culturali, questo è interessante, il discorso del fundraising, però è pensato per chi organizza eventi. In realtà le tecniche utilizzate per questo possono essere applicate anche nella produzione oppure in un progetto musicale. Le tecniche sono sempre le stesse. Ufficio stampa e comunicazione per eventi e prodotti culturali. Questo è quello che va di più e qui spieghiamo come funziona il mondo dell'ufficio stampa e della comunicazione a 360 gradi. Ricordate che oggi quando si parla di comunicazione non è solo ufficio stampa, ma oggi è tutto, dalla grafica a come utilizzare al meglio i social, al presidio web, al web marketing, quindi a forme di introito che possono esistere grazie anche all'utilizzo di banner che pagano a seconda delle visualizzazioni e altre cose, come dicevo prima, YouTube oppure Spotify. Ad esempio YouTube, fino a qualche anno fa, nessuno utilizzava YouTube per guadagnare dalle visualizzazioni, lo usavano in pochi. Poi l'altro corso, giornalismo partecipativo integrato e corso mediale, questo è quello che riguarda il nostro magazine, perché tra le cose noi abbiamo anche Marte Magazine, Marte Channel e Marte Radio, che insieme formano il Marte Media Network, ossia tutti i mezzi di comunicazione integrati con il progetto del Marte Live System. Quindi la formazione costante può essere un valore aggiunto, che vi assicuro sono in pochi i musicisti a considerarla, molti non lo fanno, quindi già fare questo potrebbe esservi d'aiuto. Invece per quanto riguarda il futuro dell'etichetta, a parte il discorso dei servizi, che riprendo un attimo la cosa dei servizi, a parte quindi il discorso dei servizi a 360 gradi, che è quello che stiamo facendo tuttora, che ci ha permesso di vivere e sopravvivere come etichetta e che ancora stiamo migliorando, cioè noi ci miglioriamo ogni giorno in ognuno di questi servizi, perché come dicevo appunto li diamo con due terzi ma parallelamente capiamo come funziona. Attualmente come etichetta, che prima ho detto, abbiamo questo concetto di essere un'etichetta eclettica, quindi che coinvolge più sfere artistiche, più artisti di ogni tipo.
Siamo un'etichetta pure completa da questo punto di vista, dando servizi a 360 gradi di ogni tipo, dall'ufficio stampa alla distribuzione fisica e digitale, alla creazione di videoclip, al merchandising, diamo ogni tipo di servizio. E attualmente una delle cose su cui ci stiamo orientando per il futuro è anche il discorso delle sonorizzazioni e delle sincronizzazioni. Cioè noi vogliamo creare all'interno dell'etichetta un settore specializzato in questo genere. Cioè cercheremo in futuro, abbiamo già cominciato a farlo, a dire il vero abbiamo iniziato con i Disarmi, che è stata una delle prime nostre produzioni, con cui abbiamo sonorizzato, sincronizzato dei programmi TV in collaborazione con Rai Trade. Adesso stiamo continuando con i Mammut, una band che abbiamo preso da poco in etichetta e con cui già siamo in trattativa per un film, com'era? Qual è? Meglio non dirlo ancora, non si sa, non si può dire. Comunque c'è un film. Dove loro cureranno la colonna sonora, per dire, ritornando al discorso di prima, si può mettere anche questo tra i potenziali ricavi, no? Se io riesco a fare o a produrre delle musiche per dei film, oltre alle royalty, oltre all'edizione, oltre alla pubblicità, sì, ma è una cosa che tutti sognano, però tra il sogno e il fare, tra il sogno e il realizzarlo c'è in mezzo il fare, c'è del tipo, cosa posso fare per fare questo? Ok, tiro giù l'elenco dei produttori cinematografici. Prima Giuseppe faceva l'esempio della Puglia, del fatto che stanno girando i film in Puglia. Allora, andare lì, presentarsi a 30, diranno di no 29, ma basta uno che dice sì. Così ci si indirizza verso quella cosa. Noi, nel futuro, noi ci stiamo indirizzando verso quella. Cioè, una parte dell'etichetta sarà dedicata a questo genere di sonorità. Cioè, stiamo cercando band che creano musiche per film. Addirittura, sempre nella strategia dell'etichetta. Non che si fanno i film. Scusa. Che è proprio 300esimo questo. 4, a dire bene. Musiche per film. Addirittura, per dirlo in modo forte, ecco, vi faccio un esempio, no? Come vanno trovate delle idee che servono per promuovere anche indirettamente quello che fate. Vogliamo organizzare il festival delle musiche da film, il festival della colonna sonora. E in questo modo, parallelamente, diciamo al mondo, stiamo sviluppando questo settore, se sei un musicista, una band, fatti avanti, facci ascoltare quello che fai, se ci piace ti prendiamo in etichetta. Questa sarà una delle prossime strategie. E questo per dire, voi fate un qualcosa, inventate una cosa parallela che fa sì che si trascina quell'altra cosa. Cioè io nel momento in cui organizzo il festival della musica da film, che è già bello di per sé, si tirerà pure quell'altro settore. Sempre sul futuro, un'altra cosa su cui stiamo puntando molto è l'estero. Ci siamo resi conto che questi servizi che noi stiamo vendendo alle varie band funzionano. Cioè, nella maggior parte dei casi lo riacquistano. Ciò significa che chi ne ha usufruito si è trovato bene. Lo facciamo bene e allora lo riacquistano. Allora, ci siamo detti, ma perché non farlo pure alle band che vengono dall'estero? Allora, noi abbiamo un sito che si presenta bene, un nome che comunque si presenta bene e quindi ho pensato questo, già sono in trattativa con alcuni agenti che lavorano con delle band che vengono qui in Italia a fare dei concerti, anche band che hanno un certo nome, no? Che però non hanno un ufficio stampa, non hanno una distribuzione in Italia. Comunque, sono, ad esempio, vanno bene in Inghilterra, ma in Italia ancora no, potrebbero andare. E siccome io, negli anni passati, quando cercavo una struttura all'estero, perché, ad esempio, con O'Brien volevo tradurre le canzoni in francese e volevo trovare una struttura che mi distribuisse il prodotto, facesse l'ufficio stampa e il booking. In realtà io proprio
disposto a mettere dei soldi, perché ero sicuro che il progetto, come dire, sarebbe andato bene, ne ero certo, però non ho trovato una struttura tale che mi desse le garanzie e per questo non l'ho fatto. Noi invece possiamo dare delle garanzie, cioè una band va sul sito, trova delle informazioni, perché ovviamente lo dobbiamo tradurre, è una cosa che stiamo facendo, tramite un agente che riconosce e quindi dà un'ulteriore garanzia. In questo modo noi possiamo allargare il discorso dei servizi anche a delle band di livello che vengono dall'estero, che non trovano qui questo tipo di servizio. Questo è sempre per farvi un esempio, per farvi capire quanto è fondamentale allargare gli orizzonti con la formazione, con progetti speciali, oppure all'estero. Considerare pure che si può andare all'estero. Una cosa però è fondamentale, quando si decide di andare all'estero si deve fare seriamente. Cioè non si va a fare una vacanza. Cioè, del tipo, voglio andare in Francia, ok, allora, cioè, se serve la band, si deve proprio spostare lì, andare a vivere per un anno lì e iniziare il progetto, iniziare a capire come funziona il mondo lì, trovare lì, ad esempio, la distribuzione, trovare lì di cui ci si fida, che può funzionare, e in questo modo, ad esempio, può crescere il progetto, perché no, può crescere il progetto in Francia o in Spagna, tanto alla fine siamo vicini, siamo meno lontani di quanto si pensa. Quindi, allargare le vedute, questa è un'altra cosa fondamentale che molti fanno, che molti non fanno perché pensano che è difficile, invece fare uno sforzo può essere molto d'aiuto. Altre strategie che abbiamo utilizzato e che hanno funzionato molto, ad esempio il Bartella Belfast, dove Giuseppe ad esempio era il principale promotore del Bartella Belfast. Cosa mi sa dire lei del Bartella Belfast, signora? Ad esempio? No, il Bartella Belfast appunto è la vetrina dell'etichetta, cioè una manifestazione. Non ce la faccio. E dove appunto si esibiscono varie band della nostra scuderia insieme agli artisti della scuderia Marte Live, quindi attori, circensi e altri che insieme danno uno spettacolo a 360 gradi completo. Quindi nel senso. Mentre le altre etichette, quando fanno diciamo, la festa da loro etichetta, ovviamente fanno esibire gli artisti di punta, noi oltre alla musica cerchiamo sempre di dare altri artisti di altri settori, come può essere la letteratura, il circo, il teatro. Con la dimensione eclettica che dicevamo prima, che è la nostra caratteristica. Perché appunto i gruppi che sono nella nostra scuderia appunto hanno tutto questo. Cioè in Obraino... Per dire... Il loro già è presente la teatralità quando fanno gli spettacoli, ma in realtà anche durante i loro spettacoli in alcuni casi, in alcune occasioni ci sono stati ad esempio degli spettacoli di fuoco con Lucignolo, che è un artista bravissimo, se vedete sulla scuderia Marte Live, sul sito scuderia Marte Live lo troverete, oppure anche spettacoli con dei visual, sempre all'interno del Marte Label Fest. Ma la strategia del Marte Label Fest comunque soprattutto porta in giro il nome all'etichetta, e quindi fa conoscere in ogni paese il nome di Marte Label e tutto, quindi magari si va sul sito e si va a scoprire sia gli artisti dell'etichetta, sia tutto quello che noi facciamo, che non è solo, come dicevo prima, produrre musica. Quindi questo anche per dire di inventarsi progetti speciali, questa è un'altra cosa che può essere utile. Un altro progetto che ci siamo inventati che è una scommessa al giorno d'oggi, dove chiude ogni giorno un negozio di dischi, posto che ne esistano ancora, no? Io li vendo. Tu li vendi? Ok, comunque noi ci siamo inventati il Marte Point, ossia attraverso Marte Live Italia. Voi sempre prima non c'eravate, altri ragazzi prima non c'erano, lo rispieghiamo. Noi siamo, Marte Live si è diffuso un po' in ogni regione d'Italia. In ogni regione abbiamo creato dei nuclei organizzativi che si occupano di organizzare Marte Live e tutto quello che è appartiene un po' al Marte Live System. Tra le tante cose c'è anche il progetto locali Friends Marte Live, quindi una serie di locali che appoggiano le iniziative di Marte Live e a cui abbiamo chiesto pure di
creare una sorta di bacheca dove si vendono i prodotti di Marte Label, quindi merchandising e dischi. E già abbiamo una cosa come 40-50 punti distribuiti in Italia. Se voi pensate che oggi una distribuzione arriva in una cosa come 80-100 negozi circa, sto parlando delle distribuzioni, le poche che sono rimaste, cioè noi praticamente tra un po' raggiungiamo questi numeri. Non sto parlando di negozi di dischi, i Marte Point si trovano in altri posti, sono locali, club, librerie, commercio, negozi di commercio consolidale, cose che normalmente non vendono dischi, che vanno ad aggiungersi ai negozi di dischi. In questo modo si dà un po' di respiro sempre a quella che è la distribuzione, che è uno dei problemi, perché molte volte quando una band emergente lancia un nuovo prodotto, il disco non si trova, perché i negozianti tendono a mettere i dischi più importanti, i dischi che si vendono, i dischi che se gli occupano lo spazio gli dà un ritorno. Se gli mettono il disco della band Pinco Pallo non vende, e dopo due settimane, nonostante c'è stata la pressione da parte del distributore di io mi raccomando è uscito sto disco, ne stanno parlando, al momento in cui non vende lo toglie. Ciò significa che dopo un mese questo disco ritorna indietro. Poi quando ad esempio il potenziale acquirente va su un negozio di dischi e dice oh, ho sentito il gruppo Pinco Pallo, mi piace, vorrei acquistare il disco, dice non ce l'abbiamo più, e quindi ecco che lì la distribuzione non funziona, ecco che Marte Point può in un certo senso sopperire a questo problema della distribuzione, anche se è un problema che resta, perché ogni giorno realmente i dischi se ne vendono sempre meno, c'è una piccola impercettibile curva o linea che va verso il basso, e parallelamente, sempre in modo molto leggero, tende ad aumentare invece la vendita del digitale, altre cose di cui noi ci occupiamo, però ci appoggiamo sempre ad altri distributori digitali, e quindi questo per dirvi la nostra propensione a trovare sempre nuove strade, inventarsi sempre qualcosa di nuovo per poter in un certo senso emergere o restare a galla, perché qua in molti casi può essere anche importante restare a galla quando ci stanno veramente tante forze che tirano verso il basso. Un'altra attività che ci siamo inventati, che abbiamo capito che può essere utile per fargli dare il nome e anche per avere un modo per approcciare i potenziali acquirenti di spettacoli, Marte Ticket. Marte Ticket è la biglietteria online del Marte Live System, con cui noi vendiamo appunto i biglietti, con cui noi chiamiamo ad esempio un potenziale locale e gli chiediamo se vuole usufruire di questo servizio. Nel momento in cui usufruisce di questo servizio, gli proponiamo anche se vuole acquistare uno spettacolo o una band, uno spettacolo di una band di Marte Label o anche il Marte Point. E quindi è un modo per entrare dalla finestra nei locali o nei posti in cui si può suonare. E oltremodo Marte Ticket, che serve anche per con cui noi ad esempio vendiamo anche biglietti di artisti che hanno un nome importante, cioè che sono conosciuti da, che ne so, da, ritorniamo da Mannarino a After Hours, nel momento in cui gira nel nostro circuito fa sì che altre persone vanno sul sito perché sono interessati a quell'artista che ha un nome, e entrando attraverso Marte Ticket poi conosce il mondo del Marte Live System. Sono sempre le strategie virali con cui si entra e si fa conoscere il prodotto attraverso altre vie, e questa è un'altra cosa che voi dovete imparare a considerare, cioè non entrate per forza dalla porta. Se vedete che dalla porta non si può entrare, dovete trovare un modo come entrare da destra, da sinistra, da sotto, da sopra, ma dovete entrare. Quindi questo è un altro consiglio che vi posso dare, quello di allargare le vedute e cercare in qualche modo sempre di ovviare e trovare una soluzione per arrivare all'obiettivo. L'altra cosa fondamentale è quella che si diceva prima, ossia, dice noi facciamo il disco, l'obiettivo è fare il disco. No,
è uno dei tanti, ma l'obiettivo è il progetto. Il progetto deve avere degli obiettivi a 360 gradi, che possono essere numerici, ma anche no. 100 date in un anno, 1000 dischi venduti, 2000 dischi venduti, 50 articoli, più cose in contemporanea, messe proprio per iscritto, e man mano che si fanno, ok, fatto. Oppure lo sto facendo, sto andando avanti verso questo. No, sto facendo solo che sto registrando il disco e sto spendendo 15.000 per registrare il disco, sto facendo una minchiata. No, devo fare tutto a 360 gradi. Solo così un progetto ce la può fare. E se non ce la fa, vuol dire che non ce la farà comunque. Se non ce la fa così, non ce la fa comunque. A meno che non stiamo parlando veramente del disco dell'anno. Però io ripeto, ne vedo tanti, ne sento tanti di dischi. Dischi dell'anno ne sento veramente uno ogni 100 e sono forse veramente 1000. 200. Poi 200. Quindi, come dire, l'O'Brien, l'unico modo per fare è fare sul serio. È fare sul serio, ecco. È tutto chiaro? Avete capito? Visto che sono rimasti 15 minuti, facciamo una serie di domande così ci salutiamo nel migliore dei modi. Siete pronti? Tutti morti. Tutti morti. Ci fate voi le domande? Avete le idee più chiare rispetto a prima su alcune cose? Ah, lui è nuovo, tu hai le idee più chiare? Sì. Tu sì, insomma. Appena entrato. Hai ascoltato quello che abbiamo sì, negli ultimi 10 minuti? Dovrei farvi una domanda in particolare. Vai. Io ora vi sto per chiedere, nel senso, avete mai... Vi siete mai imbattuti in progetti già avviati, tra virgolette avviati ovviamente, che però magari hanno avuto un'esperienza passata negativa, completamente negativa? Tutti. Tutti. Però c'è che hanno recuperato in qualche modo... Sì. Sì. Okay. E come? Cioè, nel senso... Diciamo che molti dei progetti che possiamo dire che abbiamo portato al successo, prima di arrivare a noi... hanno girato per 10 anni, forse 12, con, anche con altri produttori bravi, con dei dischi di livello pure, però, come dire, erano a una quota di cachet, a quella sono rimasti, erano forti all'interno e conosciuti nella loro regione principale e lì sono rimasti. Sì, dopo, quando abbiamo cominciato a lavorare, in 3 anni, in 4 anni c'è stato un exploit. Questo è successo per più gruppi, quindi non è un caso. Nel momento in cui abbiamo messo in moto tutto tutte le attività che vi ho raccontato, abbiamo sfruttato al massimo e al meglio il Martelive System, il prodotto era valido, perché se non c'era un prodotto valido, se non c'erano degli artisti bravi, noi non avremmo fatto nulla, anche perché con alcuni artisti non ci siamo riusciti. Con alcuni sì e con alcuni no, però questi artisti prima di noi avevano fatto altro, non c'erano riusciti, avevano avuto esperienze negative, ovunque avevano avuto, cioè pure più di fortuna. Una. Come? Non hai avuto fortuna a beccare quello giusto? Non ho capito. Dico, non hai avuto fortuna a beccare quello giusto, che ti è capitato? No, no, è stato costruito da una parte, e da una parte era... C'era. C'era il progetto, cioè se non c'è il progetto non vai, cioè questo è poco, diciamo, sicuro. Prima, no? Cioè abbiamo, cioè c'è stata una fusione perfetta tra un progetto e noi, cioè noi potevamo dare, non è che qualsiasi cosa tocchiamo è oro, cioè infatti ne tocchiamo poche, però il discorso è che abbiamo appunto capito che in questi progetti noi potevamo dare quel di più che avrebbe creato, però questa è un'altra cosa che sta proprio alla base, che io vorrei sempre ribadire. Non è che noi come struttura a volte con alcuni progetti ce la facciamo perché abbiamo soldi o perché abbiamo conoscenze. Noi siamo solamente delle persone che lavorano umane tanto. Che stiamo 16 ore al giorno con la fronte sulla tastiera. 16 ore, boom, boom. Cioè, e ci ritagliamo una vita semisociale da altre parti. Perché ci piace quello che facciamo? Perché amiamo questo settore e gli artisti con cui andiamo a lavorare. Però non c'è un... perché io sono della provincia di Brindisi e fino a 10 anni fa la mia mente ragionava, ah vabbè, devi avere i soldi, quello conosce quell'altro. Cioè, esistono anche queste altre cose. Però ti rendi conto che nel mondo della musica, come in qualsiasi altro mondo,
se tu hai questo obiettivo e vai, e ovviamente riesci a trovare, cioè hai le carte giuste da giocare in maniera tra virgolette anche tempestivamente precisa, ce la puoi fare. Cioè non cadete nell'illusione o nel pessimismo che chi ha i soldi o chi ha i contatti o l'amico dell'amico ce la può fare. Questo no, bisogna solamente essere tenaci e testa bassa e lavorare. Testa del giusto, sì, sempre, sempre. Perché comunque un gruppo che adesso, che prima usciva a 200 euro, adesso esce a 2005, ha l'obiettivo di arrivare a 5.000, ma non 5.000 per economico, 5.000 perché vuol dire che porti più persone. Un gruppo che esce a 5.000 vuole arrivare ad altro, un gruppo che fa i palazzetti vuole fare lo stadio. Cioè questa, come posso dire, tendenza a crescere. Questa tendenza che è una droga, cioè non vi lascerà mai, dall'animo umano, non vi lascerà mai, sarà sempre più forte, sempre più. E voi dovete essere bravi ad alimentarla e a rendervi conto, cercare di fare un percorso che non va mai a fare passi indietro, cioè sempre in avanti, sempre più in alto, o quanto, anche piccolissimi passi, però l'importante è non costanti. Costanti sì. Ogni giorno, cioè non fermarsi per se volete fermare o bavare, il mio consiglio è chiudere il progetto, andare a suonare con altre persone, cioè se gli stimoli sono mancano, se gli stimoli piano B fate altro o piano B oppure fate un altro progetto, cioè cercate un'altra persona che vi stimoli, cercate un altro produttore che vi stimoli, perché comunque se non sbaglio prima c'erano presenti Lenula, loro hanno comunque avuto un'esperienza con un'etichetta, hanno un'etichetta, cioè non so come, però dico, chi ha avuto un'etichetta o chi ce l'ha, comunque se le cose vanno bene per tutti ovviamente, se non vanno bene magari non è detto che siete voi che non andate bene, magari era la persona o il contrario, magari la persona era giusta ed era il gruppo che non andava bene, cioè nel senso cercare in qualche modo di trovare, avere una visione ed essere lucidi mentalmente nel capire se si sta progredendo oppure no. In quel caso, cioè, guardarsi un attimo in faccia e magari trovare altri stimoli. Più che altro perché a un certo punto poi la cosa che ti piace, cioè, diventa un'ossessione che poi non ti piacerà più. Quello è la cosa che io noto a volte, è l'ossessione, cioè quando proprio cadi nell'ossessione di farcela. Che poi, e poi lì si potrebbe aprire tipo un discorso di 10 ore, cosa vuol dire farcela? Che ci sono varie... Cioè, soprattutto c'è da dire, c'è da pagare un prezzo, cioè, nel senso che, a parte tutti gli elementi che abbiamo detto, una cosa che secondo me, da cui non si prescinde, è il fatto che ogni giorno si deve sputare sangue. Mo forse è esagerato dire questa cosa, ma lavorare ogni giorno sul progetto per cui si crede è fondamentale. Cioè, in questo modo ci si può fare. Cioè, se ci sta la capacità, la genialità, il talento e il lavoro, anche che ci sta crisi in questo momento, come dicevamo prima, no? Che, ma è possibile emergere in questo mercato se non attraverso delle logiche di mercato, quindi creando dei prodotti ad hoc. Sì, però se ci sta questa cosa, se si è disposti a pagare un prezzo, il prezzo è quello di ok, mi piace, lo voglio fare, ci credo e ci godo facendolo, questo è fondamentale. Altre domande? Io in realtà, prego, vuoi il microfono? Io ne approfitterò perché mi piace studiare, mi piace apprendere. Adesso sta monopolizzando. E sto come? Attenzione. La destra sta monopolizzando. Rubatecelo questo microfono, se no. Anche perché no, noi siamo a sinistra. Non sto sempre questione di punti di vista. Mi piace studiare, mi piace apprendere, sto apprendendo. Le cose che apprendo, però, le tendo ad applicarle alla mia persona, ciò certo. Che mi è più chiaro. E quindi adesso farò una domanda più che specifica rispetto a me, a noi. Non vogliatemene, però è un consiglio quello che vi chiedo, un parere, un'opinione. Dicevate prima, vi pare di aver capito più o meno la nostra situazione? Un po'. Un po'. Sarò un tantino più specifico per arrivare poi ad una domanda. Vai. E spero ad una risposta più specifica. Ci abbiamo proviamo. Un disco che è uscito
fra 2 mesi, un anno fa, il 23 settembre 2013, uscito con edizione musicale Don't Worry, etichetta discografica, dato che bla bla bla, però in questo caso, dato che quando le persone fanno le cose belle è bello pubblicizzare, è un nome che noi non vogliamo dire, potremmo dire, ma non c'è bisogno, non ce n'è bisogno. Abbiamo avuto una brutta esperienza, sì. Una bruttissima esperienza. Fatto sta che a distanza di un anno noi abbiamo un disco, abbiamo aggiunto al nostro bagaglio, grazie a queste persone con le quali dovevamo crescere, ci si proponeva di crescere insieme, non abbiamo aggiunto praticamente nulla, perché si è suonato, sì, però in fondo solamente grazie alle nostre forze. Cioè, se siamo andati a suonare nel Lazio, in Toscana, in fondo è stato solamente grazie a noi, non grazie a loro. Abbiamo un disco in cui noi crediamo esasperatamente, abbiamo una voglia di suonare, di continuare, che noi conosciamo esasperatamente, e come un mantra ci ripetiamo quasi dopo ogni prova, quasi dopo ogni live che va e spacca, quasi dopo ogni live che non va, perché non va per colpa nostra, perché non va sempre, perché c'è sempre qualcun altro, ci sono dei motivi, ci sono delle cose, le cose possono anche non andare. Adesso noi che cosa possiamo fare? Abbiamo un disco. Avete un disco. Vogliamo, sappiamo che le idee ci sono e le mani funzionano, e quindi ne faremo, cioè scriveremo, butteremo, già c'è. Ma con un disco uscito un anno fa che non è stato pubblicizzato. Il disco è uscito? Sì. Cioè, tu mi stai parlando di un disco che è già uscito, sì. Pubblicato. Edito, edizioni Don't Worry, pubblicato, depositato SIAE. Con questo disco che potete fare ormai? No, questo disco, pensate al futuro. Ok. Questo è certo. Con queste 13 tracce che ci fanno venire queste la pelle d'oca quando le suoniamo. Queste 13 tracce, allora, secondo me dovete fare questo. Dovete andare avanti, iniziare a porvi nuovi obiettivi, no? E sapere che quel disco comunque ce l'avete e sta lì. Dopo, se il progetto andrà, lo andate a ripescare appena il gruppo cresce. L'edizione della vostra? No, fondamentalmente possiamo riprendere. Fondamentalmente. Perfetto. Iniziate a riprendere l'edizione. Un disco che... Iniziate a riprendere l'edizione e lo lasciate parcheggiato lì. Non siete i primi e non sarete gli ultimi che hanno fatto un disco che è uscito, che non è andato bene. Ce ne sono veramente accendere la domanda di Francesco era è come un bambino che dice delle potenzialità, però uno la sarebbe tenuto in casa perché per una serie di cose là. Quando esce non c'è come fare un altro film no la stampa non lo recensisce. Cioè dopo un anno non potete riandare, dice ma sto disco è uscito un anno fa, non se ne è parlato, e allora forse la cosa che si potrebbe fare è inventarsi delle operazioni del tipo che fate, registrate un singolo, lo lanciate in digitale, un deluxe e poi fate realizzate un tour di 10 date programmato in cui riproponete questo disco, però cioè, non potete più puntare su quel disco, cioè è andato, ci sono state le scelte sbagliate o non, quello è andato, basta. Poi comunque un disco che tu porterai live, perché se hai delle canzoni che tu ci credi, ci punti, comunque live farai quelle canzoni. Quindi quando suonerai, le persone ti chiederanno dov'è quel brano. Cioè, lo puoi vendere live, dal vivo, però il discorso è che io mi muoverei così, io farei un paio di singoli in digitale. Ma nell'attesa di uscire con un'altra cosa. Nell'attesa di uscire con un'altra cosa, ovviamente, cioè devi fare un'altra cosa, non sì. Puoi pensare di... Però per cercare sempre di tenere l'attenzione alta, sì, prenderei delle persone che lavorano per me e farlo insieme, e fare 2 singoli, distribuzione digitale, un piccolo tour di 7-8 date in attesa del nuovo disco. Prima erano 10. Vabbè, mi sto tenendo basso. Sto semplificando.
e poi comunque nel frattempo andare subito a registrare l'altro e cercare di fare delle scelte un po' più ponderate per quanto riguarda il collaboratore. Se vi siete trovati male la prossima volta cercare di essere un po' più... Oppure, per questo prima parlavo di responsabilità. Per quanto possiamo demandare agli altri la responsabilità, comunque chi ha fatto la scelta? Cioè nessuno ci ha messo la pistola... Una pistola conto, abbiamo firmato noi. Ma sai cosa? Cioè, si sbaglia, cioè, sì, tutti sbagliamo, cioè, ma molti dei musicisti, ma pure noi. Ma è meglio sbagliare a questi livelli che quando sbagli che hai un disco che magari ti vale 30-40 mila euro. Dai, cioè. Vabbè. No, vabbè, ma relativamente, per loro può valere anche i 100.000 euro questo, non è... Nel caso della sede di approfondire, qui non parliamo di errori. Parliamo di una serie di... L'errore è umano, gli errori si fanno tutti, li facciamo tutti quotidianamente, ogni 5 minuti facciamo un errore in qualcosa. Però voglio dire, non stiamo parlando di errore, stiamo parlando di l'opposto di quello di cui avete parlato voi nell'ultima ora, cioè la progettualità, il cronoprogramma, che è una parola che io... cioè, voglio dire, me la prendo, me la appendo, diciamo, in bagno. Sì, ma che è una parola che guarda, che molte volte ci vuole poco, molte volte ci vuole solo. Dopo deve accedere uno. Fammi vedere adesso. Vediamo col cronoprogramma. Sì, molte volte, ripeto, in 4 ore, in 3 ore, non è che adesso si può insegnare chissà che. Però quello che penso che abbiamo dato oggi sono degli spunti di pensiero su cui poi voi dovete approfondire e amplificare. Anche questa cosa del cronoprogramma, che può essere veramente una fesseria, però ti può cambiare la vita. Cioè, tum. Devi fare questo e questo. Se non lo sto facendo c'è qualcosa che non va. È inutile che vada avanti, c'è qualcosa che non va. Tanto mi fermerò più avanti, cioè non esiste. Cioè, tante volte per segnare, io dico sempre che tante volte per segnare basta tirare. Solo la gente non tira. Cioè, basta inquadrare la porta e tirare. Questa è una cosa semplice, stupida quasi a sentirsi dire, ma è così. Quindi inquadrare intanto quello che volete, a grandi linee, e non solo faccio un disco e vado avanti, ma tutto a 360 gradi. Lo scrivete perché resta, è importante scriverlo, non lasciarlo nella mente, scriverlo, condividerlo insieme agli altri, in modo che si dà ufficialità, e lavorare tutti insieme, remare tutti insieme verso quell'obiettivo. Questa è una cosa che può essere, comunque può fare la differenza tra andare a naso e quindi andare come viene a braccio e avere comunque una linea da seguire. L'altra cosa che può fare la differenza comunque è quella di trovare un manager, come abbiamo detto. Lo so, non è facile, però questo può essere veramente come tanto quanto il furgone, per dire. Cioè, un furgone oggi è vitale perché vi dà la possibilità di andare in giro, se no ogni volta è una guerra per mettersi, trovare la macchina, partire, come, dove dormo. E queste sono delle cose che sono propedeutiche. Cioè, se non fai questo, non puoi passare allo step successivo, ma ti manca questo. Quindi seguire anche una certa propedeutica è importante. Hai trovato il programma? Sì, sto cercando di aprirlo nel migliore dei modi, perché io Excel... È una storia veramente devastante. Prima che il signor Giuseppe Labruzzo... Ecco. Ok. Questo c'è un cronoprogramma di una band che abbiamo firmato da pochissimo. Tra l'altro sono anche pugliesi, sono Mustache Brown. Loro sono giovanissimi e sono di Fasano, la loro etichetta che coproduce il disco insieme a noi è Piccola Bottega Popolare. E questo è un cronoprogramma che noi abbiamo ideato per loro, dove, come potete vedere, in alto abbiamo tutti i mesi di attività che andremo a ricoprire e poi ci sono tutte gli step che abbiamo deciso di fare per loro, che trovate sulla colonna sinistra. E nulla, ogni mese noi facciamo le operazioni che ci siamo dati in scadenza. Questa attività che facciamo per loro è la stessa cosa, cioè la base da cui che partiamo per quanto riguarda tutte le nostre band, sia interne, Marte Label, che esterne per i servizi. Cioè noi diciamo alla band, diciamo che okay, facciamo un cronoprogramma, cerchiamo di capire cosa vogliamo fare di questo progetto, come vogliamo muoverci. Noi vi consigliamo questo, solitamente ne facciamo un paio.
poi la band a decidere cosa fare, nel senso che molto spesso magari tipo non ha un'agenzia di booking, quindi ha pochissime date, allora cerchiamo un attimo di fare altro, cioè di non spostare tutta l'attenzione sul live, cioè quindi promo tour e tutto il resto, ma cercare di essere un po' più social, cercare di creare hype sull'uscita di un disco. Cioè, le poche cose che una band ha, poche nel senso che magari tipo guardo due o tre cose, ho tre date, un live, cioè noi cerchiamo di metterle insieme in maniera, cioè... Ah, il tuo telefono, scusa, il tuo telefono. Ah, ok. Nulla, quindi praticamente sono delle operazioni base che tutti sappiamo, cioè nel senso fare un crowdfunding, fare un book fotografico, preparare un press kit per la stampa, e inviare il disco alla stampa, inviare il promo, girare un video, cioè è la base che tutti conosciamo, però sempre in maniera molto, no? Diciamo, cioè non aleatoria. Cioè non si noi cerchiamo solamente, grazie all'esperienza, non perché siamo dei fenomeni, grazie all'esperienza, grazie ai mille errori, non uno, i mille che capitalizziamo ogni giorno, perché ogni giorno, perché il discorso è quello, cioè non sbagli mai se non fai niente. Noi facciamo 10 errori al giorno perché facciamo 200 cose e ogni errore abbiamo la forza di incassarlo e cercare di non ripeterlo. Quindi, no, ma figurati, cioè proprio gli errori sono la base del nostro ufficio. E quindi cercare di creare il percorso giusto per la band che sta in quel momento lavorando, sta con noi. Perché, ripeto sempre, noi abbiamo l'obiettivo di dare la possibilità a chiunque, cioè di far esplodere chiunque, che sia interno o esterno. Cioè per me, quando io lavoro con un gruppo esterno, non è che mi dai 2000 euro. Molte volte succede pure che si parte dal discorso dei servizi e poi ci accorgiamo che quel progetto è valido, è successo, e a un certo punto diciamo, ma quasi quasi forse potrebbe essere interessante incamerare questo progetto. Però dopo un periodo che ci si è conosciuti si è visto che cioè, la band ha dei riscontri. Se la band è libera, giusto? Poi se la band continua a essere perché libera. Perché lavoriamo moltissimo con le altre etichette. Perché poi molte volte succede che nel momento in cui inizia a uscire, se ne parla, fai tante date, è più facile che poi vai a girare con il disco alle etichette, ma insieme a tutta una serie di cose, e allora le altre etichette dicono, oh, sai che è interessante. Se invece vai con il disco e basta, cioè il risultato è quello. Sei afono. Tu vai dalle etichette, loro non sentono. Come il cane di ieri sera. Non sento. Poi avete quegli argomenti, capiamo. Ma non è perché la gente è malvagio, è brutta. Perché cioè, è un lavoro. È proprio un lavoro. Io penso che dobbiamo chiudere, giusto? Sì, noi dobbiamo andare giù a fare soundcheck. Va bene, quindi ci vediamo se sarà al concerto. Sarà tu se sarà al concerto, no? Ah, voi addirittura. Vabbè, allora ci vediamo questa sera al concerto. E poi un saluto. Ok, ragazzi, io vi auguro buona fortuna. Vi auguro il meglio. Ciao.